Amici e amiche carissime, benvenuti, bentornati, ben ritrovati per una nuova puntata del ciclo di Catechesi Fondersi nella Divina Volontà. Ci salutiamo come sempre nel Signore, salutando la Madonna con un bel Ave Maria e poi ci disponiamo a entrare nel vivo di questa nuova puntata, di questo nuovo viaggio nel grande mistero della Divina Volontà. Io vi confesso, insomma, che ogni giorno che passa ci sono delle sorprese inedite e inaudite. Ecco, poco tempo fa, insomma, durante la lettura quotidiana ho trovato un altro passo del 30° volume che è veramente qualcosa di impressionante. Il 30° volume ha dei passi veramente sconcertanti, quindi prima di arrivare a meditare ci passerà un pochino di tempo, insomma, ma veramente lasciano senza parole. Così come lascia senza parole questo grande mistero, che è, e anche al termine di questo ciclo di catechesi resterà un mistero, perché è un'operazione veramente impressionante, totalmente divina, cioè il fondersi nella Divina Volontà. Foriera tuttavia di effetti davvero belli, anzi strabilianti nella nostra anima. Ecco, io invito sempre a farsi attenti e a quelli che, se mi si consente, io chiamo gli effetti ordinari, ecco, del vivere nella Divina Volontà, che sono quelli percepibili e riscontrabili da chiunque, soprattutto una grandissima pace interiore, una grandissima gioia, ecco, un rapporto intimo con il Signore, una preghiera viva, rinnovata. E queste sono le prime cose che compaiono, e compaiono anche, penso, insomma, nell'anima di chi semplicemente desidera, si accosta a questo mondo, vuole conoscerlo, perché la Divina Volontà è un po' come il sole, basta appena appena mettersi un pochino sotto i suoi raggi, anche timidamente, anche per qualche minuto, certamente non si diventerà bronzatissimi come gli aspiranti lucertole, insomma, che ci vivono distesi in perpetuo, però gli effetti si sentono. Bene, non vorrei dilungarmi troppo, anche se è sempre bene ambientare un po' le nostre conversazioni per creare un po' un clima. Passiamo, siamo al 13° volume, anzi al 14°, e leggiamo il primo breve brano dal 6 settembre del 1921. Stavo fondendomi tutta nel santo volere del mio dolce Gesù e gli dicevo: amore mio, entro nel tuo volere e qui trovo tutti i pensieri della tua mente e tutti quelli delle creature. Ed io faccio corona coi miei pensieri e con quelli di tutti i miei fratelli intorno ai tuoi, e poi li unisco insieme, facendone uno solo, per darti l'omaggio, l'adorazione, la gloria, l'amore, la riparazione della stessa tua intelligenza. E mentre ciò dicevo, il mio Gesù si è mosso nel mio interno ed alzandosi mi ha detto: figlia inseparabile della mia volontà, come sono contento nel sentire ripetere ciò che faceva la mia umanità nella mia volontà. Ed io bacio i tuoi pensieri nei miei, le tue parole nelle mie, il tuo palpito nel mio. Allora, questo brano è brevissimo, ma nella sua brevità è molto importante, perché come vedremo andando avanti con questi brani, una delle risposte che è importante avere è questa. Dice: bene Edoardo, che bello quello che dice Luisa, fondersi nella Divina Volontà. Voglio fondermi nella Divina Volontà, ma come si fa? Allora, questo si può fare in una maniera molto molto semplice, d'accordo, come gli atti attuali. Divina Volontà, mi fondo e mi sperdo in te, punto. E questo è molto utile, raccomandabile, specialmente quando
Dobbiamo fare qualcosa di importante e di delicato. Per esempio, mi raccomando, non c'è un colloquio importante, deve parlare di una cosa importante con una persona. Bisogna ricordarsi di fare queste cose. Perché se ci si fonde nella divina volontà, e certamente poi non ci sono ostacoli, quindi tutte queste cose vanno sempre vissute, mi raccomando, con grano salis, possiamo sperare, è lecito sperare, ecco, utilizziamo questo termine, che quando io parlo, veramente parli Gesù in me. Adesso non ripeto, non si legittimino mai atteggiamenti da pazzerielli, mezzi esaltati, insomma fanatici, che queste cose non hanno niente a che vedere con la santità e con la vita divina, no? Quindi, ah, mi sono fuso, quindi ha parlato Gesù in me, cioè quegli atteggiamenti un pochino pazzoidi, no? Quindi che chiunque li vede dice questo è fuori di testa, insomma, no? Questo è un mezzo fanatico esaltato. Quindi fuori di queste sciocchezze, quindi di queste evidenti edulcorazioni, alterazioni, esagerazioni, però se io questa cosa la faccio, rimanendo umile, quindi senza andarla a dire in giro, esserne così troppo convinto che penso che quando ho aperto bocca ho detto il Vangelo, ecco, quindi con tutti questi distinguo, però ripeto, è lecito sperare, sulla base delle promesse del Signore, che quello che ho detto è benedetto da Lui, forse è molto ispirato da Lui, forse ha parlato Lui in me, e dico questo forse sempre perché dobbiamo avere il beneficio dell'inventario e rimanere sempre molto, molto cauti e sempre molto umili dinanzi all'Altissimo. Almeno provarci, anche se l'umiltà è una cosa molto, molto difficile. E quindi questo è un modo semplicissimo. Poi c'è l'atto di fusione, che è l'atto esteso, d'accordo? Dove lì fondomi in Gesù, la mia intelligenza, la tua intelligenza, la mia volontà, la tua volontà, il mio palpito, il mio respiro, nel tuo palpito, il tuo respiro, la circolazione del mio sangue, le mani, i piedi, eccetera, eccetera, no? Quindi, oh, poi però ci sono delle operazioni, come questa che Luisa ha fatto, che dobbiamo impararle, dobbiamo imparare a farle, perché non ci sono con naturale, sono operazioni spirituali, quindi queste non sono preghiere nuove, questo è una. Dobbiamo capire per quanto possibile che cosa fare, che cosa succede, che cos'è il fondersi con Gesù, come si fa e quali effetti produce. Allora, qui dice: stavo fondendomi tutta nel santo volere del mio dolce Gesù e gli dicevo, quindi qui Luisa sta spiegando come in quel momento si stava fondendo nel volere di Gesù, perché stavo fondendomi e gli dicevo, quindi quello che dice è il suo atto di fusione fatto in quel momento. E ce l'andiamo a rileggere, a studiare con attenzione. Allora, amore mio, entro nel tuo volere, la prima cosa, entrare nella divina volontà, che è sempre a nostra disposizione, che ci circonda, lo sappiamo che sta in giro dappertutto. Chi sta vedendo la diretta video, tutte quante le cose che vede qui intorno alle mie spalle, i tappeti, i mobili, il pavimento, eccetera, eccetera. Mi pare che abbiamo già visto nell'ultima puntata, forse qualche meditazione. La divina volontà qui in giro sta dappertutto, d'accordo? Perché dovunque c'è un atomo, d'accordo? La divina volontà c'è perché è il principio di sussistenza di quell'atomo, ok? Ecco, si tratta semplicemente noi ne prendiamo coscienza e lo facciamo nostro. Ecco l'atto della creatura, no? Oh. In particolare, in questa fusione, dopo andare a parlare Luisa, allora, qui trovo tutti i pensieri della tua mente, perché la mente della Santissima Umanità di Gesù ha pensato, e ha pensato come pensiamo noi, in questo mondo. E anche però tutti quelli delle creature, cioè, entrando nella divina volontà, io trovo immediatamente, cioè, nella divina volontà trovo tutto, quindi adesso in questo momento mi fisso. Su questo punto voglio andare a trovare i pensieri della mente di Gesù e quelli delle creature, perché ed io faccio corona con i miei pensieri e con quelli di tutti i miei fratelli intorno ai tuoi. Attenzione, eh? Quindi
faccio corona con i miei e con quelli di tutti i miei fratelli, cioè io li prendo tutti quanti i pensieri di tutti perché li trovo nella divina volontà, li faccio miei, li unisco ai miei e faccio corona ai tuoi, intorno ai tuoi. Perché? E poi li unisco insieme, quali? Quelli di Gesù e quelli di tutte quante le creature, presenti, passate e future, io compreso. E a che cosa serve tutto questo? Per darti l'omaggio, l'adorazione, la gloria, l'amore, la riparazione della tua stessa intelligenza. Attenzione, eh? Allora, pass step indietro, perché questo processo ha un prequel, diciamo così, quindi ha un preconcetto, diciamo così, da ricordare. Che nella sua vita terrena Gesù ha fatto questo lavoro, cioè ogni suo pensiero non era solo il suo personale pensiero, ma per il fatto stesso di essere espresso come pensiero andava a raggiungere, a causa della sua natura divina e della sua unione sostanziale, personale, naturale con la divina volontà, andava a raggiungere i pensieri di tutti, quindi quel pensiero buono rifaceva secondo dopo secondo, microsecondo per dopo secondo, tutti i pensieri balordi, cattivi, impuri, brutti che tutti gli uomini avrebbero fatto, in modo che ogni pensiero umano avesse, diciamo così, capite, cioè a fianco un altro pensiero, quello di Gesù, che si metteva a fianco di quell'umano e lo rovesciava, lo riparava, perché il padre in quella creatura umana che stava usando malamente il pensiero, che stava pensando malamente, avesse una riparazione e un ricambio di amore perfetto, cioè un pensiero perfetto, come avrebbe dovuto farla quella persona se avesse usato bene nella divina volontà l'intelligenza che Dio gli ha dato per pensare. Spero di essere stato chiaro, ma questo è. Allora, questo Gesù l'ha fatto nella sua vita terrena. Che cosa fa chi vive nella divina volontà? Rifà la stessa cosa. Evidentemente, nella divina volontà io ci entro e quindi trovo i pensieri di tutti, trovo tutti quelli che Gesù ha fatto nella natura umana creata durante la sua vita sulla terra, li unisco. Perché? Per ridare adesso, in questo momento, perché io sto vivendo in questo preciso momento storico, d'accordo? Adesso, Gesù sulla terra, di fatto, c'è stato 2000 anni fa. Adesso, sicuramente, almeno per quanto riguarda la nostra dimensione terrena, temporale, poi non sappiamo che cosa succede dall'altra parte, insomma, dove si entra nell'eternità, ma per quanto riguarda qui sul pianeta Terra, noi siamo certi che attualmente il 5 novembre del 2019, se vado in Palestina Gesù non lo trovo, non sta lì, d'accordo? Allora e Gesù che cosa gli risponde? Tutto contento, figlia inseparabile della mia volontà, come sono contento nel sentire ripetere ciò che faceva la mia umanità. Noi non abbiamo la possibilità, d'accordo, cioè neanche la consapevolezza, ma possiamo in ogni momento fare nostra questa cosa. Nel sentire ripetere ciò che faceva la mia umanità nella mia volontà. Ed io bacio i tuoi pensieri nei miei, le tue parole nelle mie, il tuo palpito nel mio. Quindi Gesù è felice, ricambia tutto questo qui con dei grandissimi atti di amore, con dei mistici baci dati ai pensieri, alle parole e al palpito di Luisa. Che effetto produrrà dentro la nostra anima ricevere un bacio ai nostri pensieri da parte di Gesù? Boh, sicuramente un bel effetto. E non è detto che di questa cosa non ne dobbiamo essere consapevoli, e neanche è detto che degli effetti che questa cosa produce ne siamo consapevoli. Così come non siamo, per esempio, consapevoli,
non andiamo sempre in estasi e in levitazione, forse qualche volta sì, ma non sempre quando riceviamo la Santa Comunione, e né sempre è nostro potere durante il ringraziamento, che ovviamente tutti i figli della Divina Volontà non solo che fanno, ma fanno bene, altrimenti non sono figli della Divina Volontà. Qui rimando alla meditazione di questa mattina, che la vita sacramentale, specialmente eucaristica, Gesù la affida alle anime che vivono nel divino volere, per cui il loro rapporto con l'Eucaristia è assolutamente esemplare. E quindi, ecco, quindi, però non sempre durante il ringraziamento ci sentiamo trasportati in chissà quali grandi cose, spesso sì, ecco. Quali effetti produrrà? Sicuramente effetti belli. Ripeto, chiunque si accosta a questo mondo avrà i più grandi riscontri. Ogni tanto mi arrivano le mail, dice: ma San Leonardo, sto facendo così, ma secondo te sto vivendo una divina volontà? Figlio, che te so, capito? Non ti vedo, non ti vedo manco in faccia, insomma, perché poi la comunicazione tramite email, per esempio, un'ottima valutazione e guardare negli occhi una persona, perché una persona che viene nella Divina Volontà, a mio avviso, si vede benissimo dallo sguardo. Lo sguardo veicola tante belle cose, o tante brutte cose. Ecco, ma il riscontro principale ce l'abbiamo in noi, perché ci sono degli effetti divini. Attenzione, effetti divini ordinarissimi, quindi non si tratta di cominciare a fare... Io quando sento tante cose, dice: mi ha parlato il Signore nel cuore, ma è venuta questa ispirazione, oppure ho fatto il sogno X, il sogno Y, il sogno Z. Adesso non voglio sembrare un po' sprezzante, no? Quindi sarcastico, possono succedere tante belle cose, per carità, no? Ma quante volte Gesù insiste che la vita terrena della Madonna era, non si vedeva niente? Non si vedeva niente, ma chi la incontrava vedeva tutto. Ma da che cosa lo vedeva? Dal suo portamento, dal suo sguardo, dal suo modo di fare, dal suo modo di essere. Noi lo sappiamo, per esempio, come siamo sempre stati, se siamo sinceri con noi stessi. Oh, mi raccomando, cioè, qui chiaramente la conoscenza di noi stessi, qui... mie catechesi molto molto antiche, insomma, conosci te stesso, che sono io, per poter amare, come dire, è un prerequisito, no? Con una buona capacità di introspezione, di onestà con noi stessi, d'accordo? Perché quando siamo stati, come dice San Paolo, peccatori sotto vari punti di vista, lo sappiamo. Cioè, io lo so se oggi sono più superbo, meno superbo o lo stesso superbo di 2 anni fa. Lo so, d'accordo? Ecco, e la verità non è né buttarsi addosso più fango di quello che uno è, e nemmeno darsi meriti o arie che uno non ha. Ecco, però da un punto di vista oggettivo, io credo che forse questa è anche una cosa che anche questa viene dal vivere nel di involere. Cioè, io lo so, quello là che mi frulla per la testa, se guardando il prossimo lo disprezzo nel cuore, penso che questo è un imbecille che non capisce niente, insomma, che io invece so tutto, capisco tutto io, eccetera, eccetera. Io questo lo so. Per cui, se magari 10 anni fa questo era il mio Vangelo quotidiano, la mattina e la sera stavo sempre a fare così, e non ci penso proprio, d'accordo? Cioè, non è che so... cioè, dici, sai, se ho fatto tante ascesi, quindi... e so riuscito a... No, non basta manco per la testa, capito? Cioè, l'ho fatto per una vita, ma adesso, quando vedo una persona, vedo un essere umano, non comincio a pensare meglio, peggio, capisce niente, non capisce niente. È un'anima, è un fratello, è una sorella, è un figlio di Dio, è oggetto di un amore infinito, basta, devi avere attenzione, non sono, serve altro. Se io ero una persona irascibile che non si poteva sfiorare e subito diventava una belva, ma se non lo faccio più, non lo faccio più. Questo non lo faccio più. Se ero un lussurioso e sono diventato una persona pura, ero un lussurioso e sono diventato una persona pura. Cioè, poi, per carità, questo non vuol dire che non si abbiano altri 100 miliardi di imperfezioni e di difetti, che con la luce del Signore
Ogni giorno ne conosciamo qualcuno nuovo e quindi alle confessioni ci abbiamo sempre di che vergognarci, di che umiliarci, eccetera, eccetera, perché non si finisce mai di lavorare nel campo della nostra anima. Però alcune cose sono oggettive. Cioè, se uno l'ha smesso di mangiarsi vivo il prossimo, non è umiltà dire ah, io sono un mangiatore del prossimo, sia dire io sono stato un mangiatore del prossimo. E non ho smesso di esserlo per mio merito, ma ho smesso di esserlo per la forza e la potenza della vita e della divina volontà che piano piano comincia a nascere nella mia anima e spezza, sbandisce e scaccia tutto ciò che è ad essa contraria, perché questo è vivere nella divina volontà. Allora, passiamo al 16 settembre 1921. Quanto tempo è passato? Troppo. Va bene. E sempre volume 14, 16 settembre 1921. Anche questo brano non è lunghissimo, anzi, però, come sempre, vedremo che non sempre lunghezza equivale a sostanza. Dopo essendo ritornato di nuovo, siccome io stavo tutta fondendomi nel volere divino, mi ha detto: figlia carissima del mio volere, io sto con ansia aspettando queste tue fusioni nella mia volontà. Tu devi sapere che come io pensavo nella mia volontà, così venivo informando i tuoi pensieri nella mia volontà, preparandone il posto. Come operavo? Informavo le tue opere nel mio volere e così tutto il resto. Ora ciò che facevo non lo facevo per me, che non ne avevo bisogno, ma per te. Perciò ti aspetto nella mia volontà che venga a prendere i posti che ti preparò la mia umanità. E sopra le mie informazioni vieni a fare le tue. Allora sono contento e ne ricevo completa gloria quando ti vedo fare ciò che feci io. Allora, qui non contempliamo un atto di fusione, ecco, ma qui contempliamo Gesù che ci spiega l'importanza dell'atto di fusione. Io sto aspettando queste due fusioni nella mia volontà perché? Perché fare questa cosa significa collegarsi. Fare proprio, questo l'abbiamo già visto nel brano precedente, andremo abbastanza veloci, quello che ha fatto Gesù nella vita terrena. Quando io pensavo, siccome sta pensando il figlio di Dio fatto uomo, quindi ogni pensiero di Gesù per natura, capite? Cioè Gesù non doveva dire viene divina volontà pensare in me, perché Gesù è il figlio di Dio fatto uomo, capite? Quindi ce l'ha questa cosa. Quindi un pensiero di Gesù raggiungeva tutti quanti i pensieri e informavo i tuoi pensieri nella mia volontà preparandone il posto. Informavo le tue opere nel mio volere. Attenzione, qui non è informare, qui non vuol dire dare un'informazione. Questo è un termine, diciamo, possiamo dire filosofico che Gesù usa. Cioè, qui informare in filosofia significa dare la forma, cioè un pensiero di Gesù era capace di dare forma buona, quindi purché sia fatto proprio, ai pensieri di tutti gli uomini, presenti, passati e futuri, uno solo. Così ogni opera che Gesù faceva è il principio e il fondamento, d'accordo? Della bontà di tutte quante le opere buone fatte dagli uomini. Tutto quello che lui ha pensato, ha detto e ha fatto, lo ha fatto tutto per noi, quindi è tutto a nostra disposizione. Quindi che cosa fa Gesù? Cosa dice? Ti aspetto nella mia volontà perché tu venga a prendere i posti che ti preparò la mia umanità e sopra le mie informazioni vieni a fare le tue, cioè unisci i tuoi atti umani ai miei divini e li divinizzi. D'accordo? È chiaro che gli atti divinizzabili sono soltanto gli atti buoni, meglio ancora se
atti insomma di perfezione, atti eroici, buoni, leciti o indifferenti. È chiaro che se io dico una parolaccia, questa parola non è né informata dalle parole di Gesù e né andrà a informare a sua volta le parole di Gesù. Giusto, no? Ecco, quindi ricordiamo sempre che tutto quanto questo discorso, ecco, presuppone già, come dire, un cammino di santità avviato. Non dimentichiamo mai che quando Gesù parla della vita nella divina volontà, la definisce la santità delle santità. Io tante volte, perdonatemi se faccio qualche piccola digressione, però questo è, come dire, anche un ciclo di catechesi, no? Allora, per entrare bene in questo mondo ci vogliono alcuni step. Il primo è la decisione di percorrere il cammino verso la santità. Se vogliamo parlarne ad opere, la Filotea di San Francesco di Sales. Splendida opera, specialmente per la stragrande maggioranza delle persone che stanno seguendo questo cammino, che sono laici e laiche. San Francesco di Sales nella Filotea dà un manuale per raggiungere la santità, parla di tutte quante le virtù, del combattimento dei vizi, e spiega per esempio come per partire nel cammino verso la santità, prima di intraprenderlo, bisogna fare la confessione generale. Ebbene, perché tu non puoi intraprendere bene il percorso verso la santità se non hai fatto scendere il sangue di Gesù su tutti gli strafalcioni e i disastri che hai combinato nella tua vita, non te li puoi portare dietro. La confessione generale è un gesto ascetico fondamentale da curare e da preparare con la massima attenzione possibile. Ecco, e che è già il punto di arrivo di un cammino di conversione serio, ok? Ecco, dopodiché comincia il cammino verso la santità. Vizi e virtù, questo rimarrà in perpetuo, cioè il santo è chi vive secondo virtù e arriva al grado eroico, il peccatore è chi vive secondo i vizi, lontano dalla virtù, dall'osservanza dei comandamenti, della legge di Dio, eccetera. Non è che, cioè, queste cose non è che cambiano, queste cose rimangono sempre le stesse. Ora, nel 1600, subito dopo, tra l'altro, l'azione di San Francesco di Sales, San Luigi Monforte ha detto: c'è un segreto, se tu vuoi diventare facilmente santo, quindi speditamente santo, dolcemente santo, quindi trovare una via privilegiata per camminare questo, per camminare verso la santità, per percorrere questo cammino, ti insegno un segreto. Totus tuus, fatti tutto della Madonna. Perché la Madonna eserciti la sua azione benefica e salvifica nei tuoi confronti, tu possa approfittare di tutte le azioni che ha compiuto in vita e della purezza delle intenzioni con cui le ha compiute, farle tue, e averla come modello perfetto e perfettissimo di santità, quindi per giungere ad una grandissima santità. Ma già per fare la consacrazione totus tuus. Sapete quanta gente mi dice: ma padre, voglio fare la consacrazione totus tuus? Io gli rispondo sempre, dico: guarda, cioè, noi siamo liberi, abbiamo tutto quello che ti pare, d'accordo? Perché la libertà che il Signore ci ha dato non è coartabile dal prossimo. Però gli dico: state attento, state attenta, cioè questo non è un gioco, cioè la consacrazione totus tuus non è consacrarsi al cuore immacolato di Maria, cosa importantissima che la Madonna ha chiesto a Fatima, ma è, come dire, cercare, affidarsi ad un mezzo privilegiato per raggiungere quella santità che io già ho scelto di ottenere. Ricordo delle volte c'è da me: ma padre, voglio vivere la divina volontà, però ogni tanto qualche bugia la devo dire, ma sarà compatibile o non sarà compatibile? Ma dico: ma che discorso è questo qui? Cioè, chi fa questo discorso qui, cioè, con tutto quanto il rispetto, non ha capito un'acca, come dice Gesù negli scritti. Gesù dice un'acca, noi diciamo non ha capito niente, d'accordo? Ok? Allora,
che cos'è la vita nella divina volontà? È la santità delle santità, d'accordo? Cioè è un portare tutto quanto, come dire, alla perfezione assoluta, perché è rifare la vita di Gesù e di Maria. E al tempo stesso, però, duplicare anche, come dire, spiritualmente, fenomenologicamente per certi aspetti, la vita che Gesù e Maria hanno fatto sulla terra, divinizzando i nostri atti, quindi non soltanto atti buoni, virtuosi, perfetti o se vogliamo anche eroici, ma divini. E riparazioni universali, cioè sapete tutti quanti i santi hanno fatto le penitenze, cioè, lo sappiamo questo qui, no? Perché i santi facevano le grandi penitenze, anche quelle che colpiscono le persone, che si mettono paura quando leggono il libro dei santi, quello portava il cilizio, quell'altro faceva la disciplina, ma che so ste cose, a destra e a sinistra, eccetera, eccetera. Perché i santi facevano quelle cose? Perché erano scemi o perché volevano soffrire? La stragrande maggioranza dei santi che hanno fatto queste cose non hanno neanche fatte per sé, e per espiare i peccati propri, ma per ottenere la conversione dei peccatori, per riparare i peccati altrui, perché questa dimensione, come dire, che è grandissima carità, è presentissima nella santità cristiana, perché noi seguiamo il Signore che ha dato la vita per tutti. Quindi è chiaro che la prima cosa che vivrò è che il Signore la vita intanto me la ridà a me, quindi il perdono dei peccati, la confessione generale, mi rialza, mi ricopre di grazie, eccetera, eccetera. Ma questo non lo fa perché io me ne resto da solo per conto mio, che bello, ho ricevuto queste grazie e come le tengo per me in attesa del paradiso. No, ma il cammino della santità è che tu poi investi queste cose, traffichi i talenti, come Gesù nel Vangelo, e li metti a disposizione del prossimo e li restituisci al Signore moltiplicati. Quindi le penitenze erano fatte per questo motivo. Allora, qui nella Divina Volontà cioè, è fortissimo il tema della riparazione, abbiamo già visto prima, cioè, e fatta però in maniera perfettissima. Questo non vuol dire che cioè, diciamo, ma allora se faccio il giro nella Divina Volontà non serve a niente che faccio il digiuno e le altre penitenze. Nine, questa è un'altra cretinata questa qui. Rallegrati piuttosto del fatto che se tu porti nella Divina Volontà un digiuno, una penitenza che fai, immagina quale portata riparatrice e satisfatoria e impetratoria quell'atto viene ad assumere dinanzi all'Altissimo. Cioè, noi non ce ne possiamo neanche rendere conto di queste cose, no? Ecco, ultimo brano che leggiamo oggi, sì, un pochino più lungo ma sempre breve, 22 novembre 1921. Continuando il mio solito stato e vegliando quasi tutta la notte, il mio pensiero volava spesso al mio prigioniero Gesù, e lui facendosi vedere in fitte tenebre, tanto che sentivo il suo respiro affannoso e il tatto della sua persona, ma non lo vedevo, allora ho cercato di fondermi nella sua santissima volontà facendo i miei soliti compatimenti e riparazioni. Interessante, eh? Un raggio di luce più splendente del sole è uscito da dentro il mio interno e rifletteva sul volto di Gesù. A quel raggio il suo santissimo volto si è rischiarato e facendosi giorno si sono dileguate le tenebre. Ed io ho potuto abbracciarmi alle sue ginocchia e lui mi ha detto: figlia mia, gli atti fatti nella mia volontà sono giorni per me. E se l'uomo con le sue colpe mi circonda di tenebre, questi atti, più che raggi solari, mi difendono dalle tenebre. Mi circondano di luce, mi danno la mano per farmi conoscere dalle creature chi sono io. Perciò amo tanto chi vive nel mio volere, perché nella mia volontà può darmi tutto e mi difende da tutti. Ed io mi sento di darle tutto e di racchiudere in lei tutti i beni che dovrei dare a tutti gli altri. Supponi che il sole avesse ragione, le piante fossero ragionevoli e di volontà rifiutassero la luce e il calore del sole, ne amassero di fecondare e di produrre frutti. Solo una pianta riceve con amore la luce del sole, vorrebbe dare al sole tutti i frutti che le altre piante non vogliono produrre. Non sarebbe giusto che il sole, ritirando da tutte le altre piante la sua luce, piovesse solo su quella pianta tutta la sua luce e il suo calore? Ora, ciò che non succede al sole perché privo di ragione, può succedere tra l'anima e me. Qui vediamo, c'è Gesù in questo brano bellissimo,
quanto ama le anime che vivono nella divina volontà e quanto felici lo fanno. Felicissimo. Allora, il contesto, no? Vedete che bello, no? Il pensiero che volava spesso al mio prigioniero Gesù. Ecco un'altra, cioè, un'altra spia del fatto che stiamo cominciando a vivere nella divina volontà, no? A che pensiamo noi durante la giornata e soprattutto a chi pensiamo? Anche questo, ragazzi, ci sta poco da raccontarsi le balle e le storie. Se tu una persona la ami veramente, chissà cosa significa essere innamorato, sa cosa significa questa cosa. Se tu una persona la ami, ma stai sempre a pensare là, anche quando non ci puoi pensare, perché se uno è innamorato, che ne so, un chirurgo che sta a fare un'operazione, non è durante l'operazione può mettersi con la testa per aria a pensare all'amorosa, deve starci con la testa, col bisturi in mano. Però sta con la testa nel bisturi in mano, ma una parte del suo pensiero, quella parte, diciamo così, semplifichiamola in questo modo, che può, come dire, svincolarsi dall'attenzione che deve porre a quello che sta facendo, ma sta dall'amorosa, sta, si è innamorato, ci sta sempre, d'accordo? Ci pensa. Allora noi a chi pensiamo e a che cosa pensiamo? Perché, Luisa, a chi sta a pensare? Volava spesso al prigioniero Gesù. Voleva spesso al prigioniero Gesù. E lui ha gradito questo pensiero perché si faceva vedere in fitte tenebre, sentiva il respiro affannoso e il tatto della sua persona. Quindi, e perché si è fatto vedere in fitte tenebre? Perché voleva ricevere da quella creatura amore, consolazione e la luce. Allora Luisa, che ha già capito, perché era già pratica, dice: ah, adesso che ci inventiamo, lo so io, mi fondo nella sua santissima volontà e faccio, ecco un'altra cosa che si può fare molto buona, i miei soliti compatimenti e riparazioni. Compatimenti. Allora, qui dice: hai mai fatto tu un compatimento a Gesù? Punto interrogativo. Questo lo sai tu? È chiaro che per fare un compatimento a Gesù ci vuole un contesto di preghiera profonda, ci vuole un contesto di meditazione sulla passione. È chiaro, tu ci devi pensare. E ciascuno di noi sa se questo lo ha fatto, come lo ha fatto, cosa gli hai detto a Gesù, che gli hai detto. Sei scoppiato a piangere vedendo Gesù soffrire in quelle pene inaudite? Che cosa gli dice il tuo cuore? Guardate che Gesù queste cose le aspetta da noi. Non vede l'ora di sentire qualcuno che si metta a pensare alla sua passione. E tu, suo figlio, tu, sua figlia, che pensi dinanzi a quello? Che senti? Che gli dici? Ci avete pensato? Cercavo di fondermi nella sua santissima volontà facendo i miei soliti compatimenti. Quindi vuol dire che un compatimento possiamo ritenerlo un atto di fusione nella divina volontà. Perché se cerca di fondersi nella divina volontà facendo i soliti compatimenti, è chiaro, no? Perché se io compatisco quello che è successo all'umanità di Gesù e lui, con un atto chiaramente volontario, con un atto di amore affettivo e appunto volontario, ma è chiaro che la sua risposta non potrà altro che essere quella di unirmi a lui, è la sua volontà evidente. E riparazioni. Allora, sentiamo un po'. Al termine di questa piccola catechesi, mettiti davanti allo specchio e dice: ho mai fatto qualche riparazione io a Gesù? O quelle, almeno quelle più facili, quelle che si fanno col pensiero.
gli offro il suo stesso sangue, faccio un giro nella divina volontà, faccio come ho fatto prima, prendo i suoi pensieri, li porto in giro per le creature in modo tale che glieli rioffro poi perché abbia il ricambio di riparazione, di amore, per come se tutte le creature l'avessero adorato, non avessero peccato, eccetera, eccetera. Le faccio queste cose? Le faccio o no? Vedo fare una cosa brutta nei confronti del Signore. Ah, padre, ho visto che se andava a fare la comunione con la persona, ma io lo so, quella è divorziata, è risposata, e ha parlato pure col parroco ha detto che può fare niente, ma quella via è salsa per fare la comunione lo stesso. E tu che fai? Dinanzi a un fatto del genere che fai? Ripari? Fai un gesto di riparazione, ti inventi qualcosa? Dici che cosa devo fare? Non ti preoccupare, dice, e non so che cosa devo fare. Non pensaci un attimo, fai un attimo di silenzio. Impara ad ascoltare il cuore. Fosse anche la cosa più semplice, fosse anche un atto d'amore, dico Gesù, questa sta a fare così. Ti amo con tutto il cuore, unisco questo atto d'amore alla tua volontà perché tu possa trovare la riparazione di questo gesto. Non ci pensa a quello che sta facendo questa, pensa adesso a questo atto d'amore che ti sto facendo. Bellissimo. Ma è il pensiero di farlo. Quindi i compatimenti e le riparazioni sono atti che ti portano dritto dritto alla fusione con la divina volontà. E proprio mentre faceva i suoi soliti compatimenti e riparazioni, che è successo? Arriva la luce e si dileguano le tenebre da Gesù. E Gesù riprende, intercetta e risponde, dice: figlia mia, gli atti fatti nella mia volontà sono giorni per me. Perciò amo tanto chi vive nel mio volere, perché nella mia volontà può darmi tutto e mi difende da tutti, ed io mi sento di darle tutto e di racchiudere in lei tutti i beni che dovrei dare a tutti gli altri. Quindi, chi fa queste cose, quindi chi veramente mette Gesù al centro della propria vita e ne fa la ragione della sua esistenza, da Gesù riceve il ricambio. E poi gli fa l'esempio, guarda che se. Perché? Perché tutti gli altri non se lo filano proprio. Non se lo filano proprio. La messa di oggi, chi c'è stato? Forse metterò online quel pensierino di omelia feriale che ho fatto oggi. Oggi c'era la parabola degli invitati che non accettano. Oh, e Gesù ordina, oh, immandisce la cosa più bella dell'universo, invita tutti, e chi c'ha da fare che deve andare a lavorare, chi c'ha il campo nuovo, chi c'ha il bue, chi c'ha la moglie, chi c'ha i figli. Nessuno che ha un minimo di tempo da dare al nostro Signore, ma questa è una cosa proprio brutta. E allora nella parabola di oggi, se no, non lo vogliono, va a trovare il primo che incontri per strada e qualcuno venisse, perché io sti bene a qualcuno li devo dare. E poi lo dice, attenzione, nessuno di quelli che hanno rifiutato il mio invito mangerà quello che io ho preparato. Attenzione, ogni tanto Gesù. Ci dà una bella lisciata sulle conseguenze della nostra stupidità e dei nostri atti. Però è vero anche il contrario, che invece chi accoglie gli inviti, chi risponde a Gesù, chi gli dà quello che vuole, ah, non soltanto Gesù non ti lascia superare in generosità, lo strapaga, gli dà tutti i beni che dovrei dare a tutti gli altri. E che non dà agli altri non perché non gli vuole dare, ma perché gli altri non li ricevono, li respingono, li rifiutano. C'hai voglia tu di ritrovarti con una montagna di beni divini che non sai più dove metterli, come si dice, grazia su grazia, dice San Giovanni. Bene, comincia a fare così, poi vedrai quanti te ne arrivano. È impossibile che non arrivino, perché Gesù queste cose le ha dette. Se non ti arrivano tutte quante queste cose, sicuramente non stai vivendo in questo modo, 100%. Se no ti arriverebbero. E non ti devi stupire di nulla, né meravigliare di nulla. Bene, ragazzi, ci diamo appuntamento la prossima settimana. Per oggi basta così. Penso che sia bene, anche se fare una piccola postilla, ecco, per chiederci davvero, no? Alcune domande che sono sorte. Quanti compatimenti abbiamo fatto a Gesù? Quante riparazioni gli abbiamo offerto? Nel pensiero o anche nelle opere, c'è avuto il coraggio di fare qualche digiuno o qualche penitenza riparatoria per qualche cosa di brutto che hai visto fare a Gesù?
Cioè, ha avuto non soltanto questo coraggio, questo amore, e che è rimasto tra te e lui, non lo deve sapere nessuno, eh? Manco l'aria che respiri. Lo sapete tu e lui. E basta. Ah, stai tranquillo che se fai queste cose vedrai quante grazie e benedizioni arrivano. Su tutti scende la benedizione di Dio Onnipotente, nella divina volontà, Padre, Figlio e Spirito Santo. Alla prossima. Ave Maria.